Buonasera Rossini TV, oggi mi trovo a Fano all'interno di un bellissimo ristorante, il ristorante il Galeone. Siamo qui per assistere ad un evento dal titolo Dalla vigna alla tavola, dalla costa all'Appennino, un mangiare divino. Quindi, come potete immaginare da questo slogan, oggi parleremo di cibo, parleremo di eccellenze e di tipicità marchigiane e parleremo soprattutto di vini, quindi di aziende vitivinicole del territorio. Questo ristorante è uno dei 16 ristoranti che hanno partecipato a questo bellissimo progetto, capitanato tutto da Ristor Italia e sostenuto ovviamente con grande entusiasmo dalla Regione Marche. Progetto, come dicevo, nato per promuovere il settore enogastronomico della nostra regione. E allora noi ci siamo pronti per iniziare questa cena e per assaporare le nostre eccellenze. Vegliò, chef d'eccellenza, chef di questo bellissimo ristorante, il Galeone, che questa sera ci ospita e che ha accolto con grande entusiasmo il progetto Dalla vigna alla tavola. Assolutamente sì, quando si promuove il territorio diciamo che noi siamo sempre presenti e quindi insomma ci fa piacere far parte di questo gruppo. Qual è il menù che ci propone questa sera, chef? Un percorso tra il mare e diciamo così l'entroterra, quindi la campagna. Le Marche sono piene di eccellenze, quindi abbiamo deciso di così fare questi abbinamenti che vanno da veramente trasversali, dal pesce all'entroterra. Quindi partiamo con una tartare di sgombro, che è un pesce diciamo povero qui dell'Adriatico ma gustosissimo, abbinato della rapa rossa e all'agresto, che è un condimento tipico marchigiano fatto da questo diciamo mosto cotto e aceto. Poi passiamo a un passatello, che è pasta tipica del Montefeltro, e abbinato anche qui alla vongola di Fano e alla casciotta di Urbino, che invece abbiamo sempre questo connubio con la mare e la terra. E finiamo con la rana pescatrice avvolta nel prosciutto di Carpegna, con dei fagiolini e un olio alla salvia, a ricordare un po' gli ingredienti del saltimbocca alla romana. Anche qui il gioco sempre con la terra. E poi finiamo con un dessert golosissimo al cioccolato al caramello. Al di là della proposta di questa sera, che ovviamente è un menù ad hoc creato per questo evento, comunque la sua chef, la sua cucina è comunque una cucina orientata ad esaltare, immagino, le eccellenze del nostro territorio e della nostra provincia. Assolutamente sì, quando si parte per fare una ricetta chiaramente si parte dalla materia prima, è fondamentale. Il cuoco non è assolutamente un mago che trasforma le cose cattive in buone, anzi è soprattutto un ricercatore, quindi andiamo alla ricerca di grandi materie prime, di grande eccellenza, e poi da lì vediamo con la tecnica e con diciamo, la nostra filosofia poi di cercare di esaltare quelle materie prime in modo da portare a tavola veramente un piatto che sappia di territorio e che sappia di buono. Accanto a me questa bellissima donna Carla Fiorini della cantina Fiorini, che ovviamente è presente questa sera per questo bellissimo progetto. Carla, la prima domanda che le voglio fare è di raccontarci un po' la storia, le origini della sua azienda. Sì, la nostra azienda è un'azienda familiare e anche diciamo storica, perché è stata fondata da mio nonno nei primi del Novecento. E noi siamo specializzati nella produzione di Bianchello, poi produciamo ovviamente anche Sangiovese. Comunque da sempre abbiamo puntato sulle uve locali, cercando di fare il meglio con quello che ci ha offerto la nostra storia, la nostra tradizione e il nostro territorio. Quindi la produzione principale è quella ovviamente del Bianchello. Da chi vi viene richiesta? Dal mercato italiano, immagino soprattutto, ma anche dal mercato estero? All'estero diciamo è un pochino più difficile, perché è una DOC molto piccola, quindi siamo poco conosciuti e ovviamente quindi sei tu che devi proporre questo prodotto. È difficile che ti venga una richiesta per un vino, ecco, che appunto non è molto presente nei mercati, però tutti, anche i mercati esteri e diciamo, i consumatori, che spesso anche i turisti stranieri che vengono a trovarci, lo apprezzano molto, insomma, lo trovano molto piacevole.
e quindi è un vino che sicuramente ha un futuro anche al di fuori dei nostri confini. Quali sono invece i vini presenti questa sera per questo menù creato ad hoc? Allora, abbiamo prima il nostro spumante Extra Dry, che è un blend di Bianchello, che ci deve essere sempre, Malvasia e Chardonnay. Quindi sono vinificati separatamente, poi vengono assemblati per produrre questa base spumante, è uno Charmat e un Extra Dry. E il secondo vino invece è un Bianchello in purezza ed è un Bianchello, diciamo, un pochino diverso da quello che di solito ci si aspetta nella sua tipologia più classica. È un vino infatti che facciamo maturare in parte un 20% in legno, un 80% in cemento, poi le masse vengono assemblate e il vino viene messo in bottiglia senza filtrarlo per fare poi un affinamento di un altro anno in bottiglia. È un vino molto complesso che cambia, che muta nel tempo e quindi è anche bello poterlo assaggiare a distanza di mesi e anche a distanza di anni. E soprattutto ha anche una complessità che può accompagnare anche piatti abbastanza importanti e anche piuttosto saporiti, come credo Marco ci abbia preparato questa sera. Accanto a me il sommelier Raffaele Papi. Buonasera Raffaele, ovviamente la prima domanda che le faccio riguarda i vini presenti questa sera per questo menù creato ad hoc. Sì, il menù della sera ovviamente offre il pesce e quindi abbiamo pensato di abbinarci dei bianchelli, del Bianchelli del Metauro. Siamo in tutti e tre nella linea superiore. E il primo che abbiamo dato come benvenuto, come aperitivo, era un Bianchello del Metauro spumantizzato. Quindi il vino del nostro territorio, il simbolo del nostro territorio, il Bianchello del Metauro, servito in una cena. Ovviamente sono tre aziende diverse con tre proposte diverse di territorio e di produzione. La regione Marche, secondo lei, è davvero una regione d'eccellenza per quanto riguarda la produzione di vini, non meno rispetto magari ad altre regioni d'Italia più conosciute? Sì, la regione Marche ha dei vini eccezionali. Da nord a sud abbiamo tante eccellenze, sono piccole eccellenze, però grandi prodotti e con una varietà molto, molto diversa. Possiamo, partendo dalle nostre vallate, arrivando fino ad Ascoli Piceno, abbiamo dei vini molto molto diversi, dal Bianchello del Metauro al Rosso Piceno, all'Offida, al Grande Verdicchio e poi il Conero, il Serrapetrona, il Pergola, qui potrei citarne tanti altri, il Verdicchio di Matelica, quindi due grandi produzioni del nostro territorio. E poi abbiamo anche tante piccole espressioni poco conosciute, l'Incrocio Bruni, il famoso, e quindi anche qui abbiamo tante tante eccellenze, per non dimenticare la Ribona a Macerata. Quindi ecco, nelle 15 DOC, nelle 5 DOCG abbiamo un patrimonio vitivinicolo molto molto importante che non è da invidiare a tutto il resto d'Italia. Quindi diciamo che questo poi è l'evento giusto per poter promuovere ovviamente le nostre eccellenze in termini di vini della regione Marche e per promuovere quello che è l'enoturismo. Sì, questo è stato secondo me una bellissima idea dell'assessorato all'agricoltura, che con questo qui, perché comunque c'era il rapporto tra la ristorazione e le aziende vinicole. Qui l'ha voluto consolidare mettendo insieme anche tutti i prodotti dell'agroalimentare, quindi le IGP, QM Marche, le DOP, quindi altri prodotti che a tavola vengono serviti abbinati ovviamente ai nostri vini. E quindi l'eccellenza che noi portiamo a tavola è al massimo livello. È
il primo passo di una lunga serie che vorremmo fare, e devo dire che questa esperienza, dove abbiamo avuto il doppio delle richieste rispetto al budget stabilito e abbiamo potuto finanziare, grazie insomma, a un impegno della Giunta che ha raddoppiato il budget, 21 progetti in tutte le Marche che hanno dato vita a 341 serate di promozione dei vini marchigiani, delle cantine marchigiane, con una forte connessione tra gli imprenditori agricoli e i ristoranti. In passato molto spesso i ristoranti marchigiani sono stati a volte gli unici a non promuovere le cantine, e viceversa i cantinieri, i produttori non si fidavano dei ristoranti perché consideravano il vino marchigiano di basso livello, e invece noi abbiamo dei vini di grandissima qualità che dobbiamo orgogliosamente rivendicare, spiegare ai clienti, ai turisti, e venderli meglio. E quindi questo progetto mette insieme questi due ingredienti e fa sì che nei ristoranti si parli delle Marche, non di altre regioni. Vorremmo non solo continuare su questa strada, ma rilanciare il tema dell'enoturismo, che nelle Marche ha una grande possibilità, potrebbe diventare un traino della nostra economia, e abbiamo presentato a questo proposito una legge che verrà approvata dal Consiglio prossimamente proprio sull'enoturismo, e crediamo che portare i turisti a fare un'esperienza attraverso le cantine sarà il futuro del turismo marchigiano. Si è appena conclusa questa bellissima cena all'interno del ristorante Il Galeone di Fano. Davvero questa sera abbiamo avuto la possibilità di assaporare un menù d'eccellenza, tutto ovviamente incentrato sui prodotti nostri tipici locali della regione, ma ovviamente in particolare della nostra provincia, della provincia di Pesaro Urbino. E ovviamente abbiamo avuto la possibilità di assaporare davvero dei grandi vini, e a tal proposito voglio ovviamente ringraziare le cantine presenti questa sera: Cantina Fiorini, Cantina Crespaia e Cantina Morelli. Lo ricordo di nuovo, l'ho già detto all'apertura, ma ci tengo a ringraziare Ristor Italia, che ovviamente è stata un po' l'ideatrice di questo progetto, la Regione Marche che l'ha sostenuto con grande energia e con grande entusiasmo, e ovviamente tutti i ristoranti coinvolti che hanno partecipato, tra cui appunto il ristorante Il Galeone che ci ha ospitato questa sera. Io credo che la Regione Marche davvero è una regione d'eccellenza, soprattutto in termini di vini, e quindi credo che sia importante e doveroso poter parlare di enoturismo per la nostra regione. Davvero un grande saluto da Roberta e da Rossini TV.